Quindi ragazzi, quando sentite su YouTube da Telecina scantinato maleodorante, sono io, faccio outing, si riferiscono a me, cialtrone, sono io, miserabile. L'altro giorno mio fratello apre YouTube e dice, oh, ma non è che ce l'hanno te, ti chiama, c'è uno che ti chiama miserabile. Sì, io ho detto, guarda, io ho detto a mio fratello, sono io. Mio fratello ha chiamato l'altro mio fratello e ha detto, oh, lo sai, Giuseppe è diventato un miserabile. 40 anni sono io miserabile, quello dello scantinato sono io, solo perché non sono un comprato come loro e perché non sono una pecora come loro che va dietro al gregge perché bisogna difendere il cinese, perché sono tutti una massa di comprati questi su YouTube. Ti dirò di più, è stata offesa, guarda, ora oggi mi voglio sfogare, è stata offesa anche mia moglie da Telecina. Ho contattato anche degli YouTubers importanti con cui ho fatto anche live e mi hanno chiesto loro di fare live, che sono stato ospite. Hanno fatto finta di nulla anche loro. Gli ho detto, guardate, quello è un vostro amico, ditegli qualcosa. Sta arrivando ad offendere le famiglie degli altri pur di difendere Telecina. Lo sapete, in questo canale ci sono tanti che erano abbonati di là, che erano presi in giro, sono venuti qua. Posso fare nome e cognome, Luca Serpe, per esempio, di Verona, era abbonato di là. E gli avete detto se poteva saltare, no? La trattativa Samardzic, vi ha offeso, vi ha denigrato, gente che gli paga l'abbonamento, gente che gli dà soldi. È questo lo schifo che c'è. Sono io lo scantinato maleodorante. Questo è il mio scantinato maleodorante. Guarda. Poi faccio un video con il telefono, posterò un video con il telefono, farò un giro di tutto lo scantinato e vi farò vedere a cosa si riferiscono quando mi chiamano lo scantinato maleodorante. Poi, semmai è lui quello maleodorante che mette le maglie attaccate alla caldaia e che sta in cucina a Ferragosto dalla mattina alla sera. C'è anche una vita oltre YouTube e Twitch. Gente che offende le famiglie, la moglie, mia moglie si dovrebbe vergognare a stare con me, lo sapete? Perché mia moglie si dovrebbe vergognare a stare con me? I miei figli si dovrebbero vergognare perché io non faccio parte di Telecina e non sono un comprato come loro. Capito qual è il discorso? Guarda, io quello che sto dicendo lo posso dimostrare. Tutti i marchingegni in giro per far parlare te parla male di quello, parla male di quell'altro. Ci sono prove, controprove, c'è tutto. Allora io ti dico, ora è già incominciata la politica, vedi, di quelli che ruotano intorno a Telecina, è già incominciata la politica, troppo pessimismo. Allora io ti dico, vi dico a voi ragazzi, secondo voi è troppo pessimismo o è solo uno stupido ottimismo? Ragioniamoci. È pessimismo o stupido ottimismo da parte di qualche tifoso dell'Inter che ha tutto il diritto di pensarla come vuole? Perché ognuno è giusto che la pensi come vuole. Qui può venire gente, questo canale sale in live, anche gente, quando posso faccio salire le persone. Gente non la pensa come me, dov'è il problema? Ma anche in chat, la chat degli esonerati, WhatsApp, ci sono 300 persone, non tutti la pensiamo uguale. Allora, però ti voglio fare una domanda. Ora c'è il tesoretto e la lista dei tre difensori, no? Scalvini, Pavard, chi è quell'altro? Non me ne ricordo. Ah, Khéphren Thuram addirittura, ha fatto il nome di Khéphren Thuram la settimana scorsa, Khéphren Thuram. Poi andiamo a vedere come è forte questa squadra, eh? Sulla carta, poi tanto è il campo che parla, ragazzi. Pavard mi sembra che dal Bayern abbiano già risposto picche, addirittura su Twitter girano delle cose divertenti su Marotta che chiede il prestito. Cioè, Pavard mi sembra sia già andato. Poi, siccome ci sono anche degli ottimi rapporti con l'Atalanta, 40 milioni per noi sono bruscolini, andiamo a prenderci Scalvini ora. Vediamo dei tre nomi che hanno fatto con il tesoretto, quanti ne arrivano. Ora è venuto fuori, l'Inter cerca il titolare al posto di Darmian. All'Inter in difesa serve il titolare al posto di Acerbi e al posto di Darmian. Forse non ci siamo capiti, anche il portiere, va via un portiere di 27 ed arriva uno di 35, ma soprattutto va via un portiere che esce ed arriva un portiere che non esce, nelle palle alte Sommer non ci mette le mani, molto bravo tra i pali, ma nelle palle alte Sommer, vedrete, purtroppo non ci mette le mani. Chi è stato attento già nelle prime amichevoli ha visto le attitudini di questo portiere, non sono quelle di uscire. Centrocampo, siamo più forti dell'anno scorso, siamo strepitosi, dove con Samardzic qualcuno diceva, Samardzic non è venuto,
Ma lo sapete, a centrocampo serve anche la fase difensiva. Sono tutti predisposti all'attacco. Poi il più alto è 1,80 m a centrocampo, ragazzi. Serve anche fisicità. È un centrocampo di centrocampisti bassi. Serve fisicità e la fase difensiva. Qual è l'unico centrocampista che può fare la fase difensiva? È Frattesi, ma è una fase difensiva diversa da quella che faceva Mister Brozovic. Perché Mister Brozovic ti faceva una linea, ti faceva la fase difensiva leggendo i movimenti degli avversari e soprattutto era molto bravo sulle linee di interdizione. Frattesi ti fa la linea difensiva, ti fa la fase difensiva con la foga e con l'atletismo. Sono due modi totalmente diversi di fare la fase difensiva. E Çalhanoğlu non ha la fase difensiva, non ce l'ha. Ha imparato a farla, ma è lontano anni luce da quello che faceva Brozovic. E nel 3-5-2, per come gioca Inzaghi, il play deve avere nelle corde la fase difensiva, deve avere la doppia fase. Çalhanoğlu non ce l'ha. Dietro siamo vecchi, portiere 35, i due hanno 35 anni e c'è solo Bastoni, tutta difesa statica, lenta, di posizionamento. Attenzione a quello che ti dico. Chi ti dice che c'è pessimismo deve posare il fiasco del vino, secondo me, detto in maniera scherzosa, senza offesa, perché questa ad oggi, poi è il campo che tanto sentenzia. Ad oggi, questa ad oggi, quante se n'ha? 17 ad oggi, 17 agosto. Questa è una squadra rispetto all'anno scorso peggiorata, e nemmeno di poco, perché tra l'altro dietro hanno tutti un anno in più e ti è arrivato un portiere di 35. Te ne va via uno di 27, vuoi che stappi la bottiglia perché mi va via il portiere di 27 e mi arriva quello di 35? Ora tutti a criticare Onana perché ha sbagliato un'uscita. Cioè, questa gente si dovrebbe vergognare. Un portiere che all'aeroporto ha le lacrime, che ti dice: guarda, mi hanno fatto, mi hanno voluto vendere per forza. Un giorno ci rivedremo. Quelli di Telecina sono a criticarlo, un portiere che non voleva andare via, che ha le lacrime all'occhio e ti dice: Inter, ci rivedremo, magari un giorno tornerò. È uno schifo questo, è uno schifo. E io a questo schifo non ci sto. Per quello a me, che non sono nessuno, tifoso da poltrona, cialtrone, chiamami come ti pare, miserabile, comunque sei te, perché io a differenza tua la spesa la faccio nei soldi miei, non prendendo per il culo i tifosi dell'Inter. Quindi il miserabile sei te. Capito? Sei te il miserabile. Ma a me non mi avrete mai, capito? Io dico quello che penso, me lo posso permettere, a differenza vostra. Può piacere oppure no. Ciao, Inter.